Allora Fiorenzo, oggi nuova puntata, nuova cottura e nuovo tipo di pesce, eh? Quelle belle mazzole lì, direi di farle in porchetta. Io sono pienamente d'accordo. Ricetta classica, tradizionale, io le mangiavo da ragazzo le mazzole, solo che quella volta c'erano le mazzole da 4-5 kg e se ne facevo una e si mangiava in diversi, era un piatto importante. Che è poi diciamo chiamata anche gallinella di mare, oppure capone di mare, capone, testone perché c'ha una bella testa grossa, la chiamano anche caciopa o mi sbaglio? Caciopa, sì. E quella è buona anche per fare i sughi, certo. E poi è un pesce diciamo di quelle dimensioni che non è nemmeno caro, no? No, non è nemmeno caro. Ma ti dirò, di quelle dimensioni lì, spaccata e fatta la griglia arrosto buonissimo, è buonissimo, veramente buona. No, è un bel pesce, che va anche nel brodetto ci si mette sempre, sì, molto buono, quindi si presta effettivamente. E anche lessato non è sì, male sì, perché diciamo. C'è la carne soda bianca, quindi è bella anche da vedere, proprio bianchissima soda, per cui non anche se ci fai un intingolo non si sminuzza, non si sì, perde. Diciamo la carne rimane compatta. Ecco. Esatto, si presta quindi anche per fare per esempio il sugo bianco di pesce, no? Di solito si usa la coda di rospo, la seppia, no? Perché rimangono ovviamente i crostacei, però si può mettere anche questo perché rimane intera i pezzi che metti. Sì, fa un buon sugo. Allora io non lo so, vogliamo cominciare la preparazione? Certo. Si chiama in porchetta perché si usa il finocchio. Il finocchio. Come il maiale in porchetta, cioè va fatto col finocchio, diciamo, richiama un po' questo sentore del... E infatti il richiamo del maiale ce l'abbiamo anche dalla pancetta, che è vero che poi vedremo che va messa sopra per proteggere la mazzola, per non farla bruciare. Però è anche vero che gli dà il suo sapore. Sì, sciogliendosi. E no? Quindi... Sembrerebbe un'assurdità, ma maiale e pesce in realtà vanno possono andare bene. Vanno io mi ricordo un ristorante qui sulle colline di Arcevia, che facevano lo stoccafisso con i piedini e la cotica del maiale. Tutto in mezzo. Diciamo, insaporiva il tutto. Quindi, niente, allora, poi abbiamo ovviamente il finocchio, sì, finocchio, aglio, e sono gli ingredienti classici della porchetta, insieme al sale e il pepe, e naturalmente non può mancare l'olio extravergine d'oliva che ha accompagnato tutti i piatti che abbiamo fatto noi. No, in realtà non c'è nessun piatto col burro, no, perché ci sarebbero dei piatti di pesce col burro, vabbè. Però non fa parte delle nostre tradizioni. Una volta il burro non usava. Noi c'eravamo l'olio, non andavamo a comprare il burro dal nord. Naturale. Mentre al nord invece si usava il burro. Abbiamo parlato l'altra volta delle sogliere alla mugnaia, che è un piatto tipico lombardo e effettivamente vanno cotte nel burro. Non so, vogliamo allora cominciare? Cominciamo. Allora cosa prendiamo? Dal cartoccio prima, sì, no? Allora, prima prendiamo la carta da forno. Sì. Anzi, sotto ci mettiamo, perché questo poi dopo andrà all'esterno. Sì. Quindi dobbiamo mettere l'alluminio. Sotto, no? Lo vuoi sempre l'alluminio? In modo che poi chiudendolo rimanga all'esterno. Perfetto. Ok. Adesso mettiamo il pesce, poi sale e pepe all'interno. Se te, sì, te lo tengo, te lo tengo. Tieni così. Di qua. Okay. Pepe. Si insaporisce il tutto naturalmente. Certo. Dopo lui stando lì si cuoce e sviluppa tutti gli aromi. Ok. Poi ci mettiamo un po' di finocchio.
non importa se va fuori, tanto, sì, tanto deve andare anche fuori, anzi lo possiamo mettere addirittura, già che ce l'abbiamo in mano. Sì. Ecco, l'aglio, diciamo, due bei picchi d'aglio, sì, vestito, quindi l'aglio vestito o in camicia. A me piace molto l'aglio. Anche a me, però siccome questo è un piatto un po' delicato, l'amazzona, un pesce, sì, bianco, no, lo mettiamo in camicia, ma volendo, sì, si può anche mettere l'aglio non vestito, magari schiacciato, in modo che dia più, ancora più sapore. Vuoi un po' di sale per l'esterno oppure... Sì, adesso saliamo sale e pepe all'esterno, poi lo giriamo, è uguale. Sì, sì. Alla fine gli ingredienti sono quelli. Bisogna... Ok. Ok. Allora, adesso lo giriamo. Lasciamo sempre... Anche qui sale e pepe. Ecco te, pepe. Ah, di qua, aspetta, ancora devo mettere il sale di là. Pepe. Me li dai il sale? Sì, come no. Eccoci. Allora. Allora, adesso... L'aglio va da mettere fuori. Abbiamo messo dentro, ma lo mettiamo un po' anche fuori, quando poi dentro il cartoccio, sì, sprigiona, sì, tutto l'aroma senza invadere troppo. Ok. E adesso? Poi, adesso, come dicevamo in apertura, queste fette di pancetta sottile che vanno un po' a proteggere. Diciamo per non fare asciugare troppo la carne. Bravo. E per dare anche sapore a tutto. Certo, perché alla fine ovviamente la pancetta si scioglie. E tu girà tutto il grasso della pancetta? Nelle carni, no? Nelle carni, che dopo, no? Insaporiranno. Esatto. E poi nel sugo, che anche qui farà un sughino che niente male. Ah. Ok. È bello anche da vedersi. Sono belli, sì. Si presentano bene anche. Ecco, allora. Un po' d'olio. Il cucchiaio. Un po' d'olio, chiaramente, questo non deve mai mancare. Senti, già profuma, questo finocchio dà un profumo qui nella cucina, eh? Sì. Tra l'altro abbiamo parlato prima di olio di burro, non abbiamo parlato di olio di semi. In realtà l'olio di semi, l'uso in cucina dell'olio di semi, io lo vedo solo l'olio di semi di arachide per friggere, basta. Non vedo in che altro modo si possa utilizzare l'olio di semi, che avrà le sue caratteristiche, ma le caratteristiche e la bontà dell'olio extravergine d'oliva... Tanto è tutto un altro sapore, esatto, no? L'olio di semi è... Allora... Adesso chiudiamo il cartoccio. Chiudiamo il cartoccio. Ah, prima dobbiamo mettere la sonda. Sì, è vero, la sonda al cuore per vedere, cuore, no? Per perché vedere la cottura. Diciamo, a quando la fa arrivare? Di... E dovrebbe arrivare a 75 gradi. 75 gradi. Dopo vediamo però anche il forno, non so come cuoce questo, per cui i forni non sono tutti uguali. E quindi poi ci regoliamo anche con i tempi, però... 70, anche 70 può andare bene, perché dopo il pesce continua, una volta spento... Sì, dentro il cartoccio, dentro, no, che si crea il vapore. La temperatura continua a salire, per cui se tu lo togli, anche se lo togli a 70, poi dopo a 75 ci arriva da solo. Ok. Ok. Allora, l'abbiamo impacchettato per bene. Impacchettato bene, confezionato... alla perfezione. È bello il cartoccio perché anche tutti i sapori rimangono dentro, no? Già, rimangono. Ok, adesso si cuoce in un ambiente profumato. Possiamo infornare, no? Certo. Allora adesso il forno, diciamo, 200 gradi, no? L'abbiamo preriscaldato. 200 gradi, preriscaldato. Forno statico. Perfetto. Ok. Ok. Adesso attacchiamo il termometro.
abbiamo messo il pesce in forno, però siamo appassionati, ma chi non avesse il termometro, si può fare occhio. Diciamo un 20 minuti, 20 minuti, 25, massimo mezz'ora, perché massimo mezz'ora. Sono piccole, non sono appunto tanto grosse. Allora, cosa dire? Ci vediamo... ci vediamo quando il forno le avrà cotte a puntino. Allora Fiorenzo, come andiamo con il forno? Guarda, stavo guardando, 75 gradi tondi tondi. Allora spengo. Via, spengo fuori. E apro il forno. Ecco qua, l'appoggiamo. Se si scutasse. Finalmente. Ecco qua. Bene, bene, e qui ci siamo arrivati. Questo è come i regali di Natale, a sorpresa, un lob da Pasqua. Vediamo cosa c'è. Cosa dentro. Ci sarà dentro? Come è venuta? Vedete che ci indina. Secondo me bene, perché avevamo la sonda. Ma nella ricetta... Senti, non c'è sonda tecnologica. Senti, senti che odore? Sento già, sento. Quindi direi che ci siamo. Procedi, dai. Andiamo a aprire questo cartoccio per vedere com'è l'interno. Vedi, ha fatto tutto il suo bellissimo, bellissimo. Questa la sonda la togliamo, no? La sonda la togliamo. La togliamo la sonda, la appoggiamo qua magari. Ecco. Allora adesso possiamo anche sfilettarne una, sì, per vedere, no? Togliamo, sì, la pancetta qui un attimo. Qui. Direi che, fa vedere la spina, guarda, è perfetta, sì, 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 non sì, è rosa, no, perché no, attenzione, la spina non deve essere mai rosa, il pesce non deve essere troppo cotto ma nemmeno troppo poco, se la spina è rosa vuol dire che aveva bisogno di un minutino di più. Io direi che è eccezionale. Io direi anche. È il profumo. Guarda, è che bella carne, bella, spettacolare, compatta, bianca. Sì, sì, bella, bellissima. Tra l'altro, in questa ricetta si presta a fare tantissimi pesci. È nata con la mazzola, ma in realtà si può fare tranquillamente la coda di rospo, l'orata di mare. Un bel rombo. Un bel rombo, magari ci metti sotto due patatine che assorbono tutto il sugo. Quindi direi che è molto adatta a qualsiasi uso. L'importante è che ci sia il pesce buono, fresco del nostro mare. Questo sughetto lo mettiamo sopra così. Perfetto. Va ad arricchire ancora, perfetto, di più il sapore della carne. Quello dice mangiami, mangiami. Allora Fiorenzo, qui la mazzola è pronta, è tutta spinata. Però un po' mi dispiace perché purtroppo oggi è l'ultima puntata. Però sono stato anche contento di averti conosciuto, ho cucinato con te e tu sei un bravissimo cuoco e ho scambiato anche molte idee, guarda. Io anch'io, mi è fatto piacere cucinare a fianco di un esperto marinaio, anch'io ho imparato qualcosa e spero che tutto quello che abbiamo fatto possa servire a chi ha avuto la pazienza di seguirci per ripetere queste ricette anche a casa e appassionarsi della cucina come siamo appassionati io e te. Ben salute. Arrivederci. Arrivederci. Gin a mangiare, perché sennò si è fredda. Gin.